Eccoci qua, ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao ciao, ben arrivati. Allora, brevissimo feedback, ragazzi, per confermarmi se vedete e sentite tutti correttamente la mia voce, vedete correttamente il mio schermo. Tutto ok, perfetto. Allora, ragazzi, intanto benvenuti a voi che siete puntuali, quindi un saluto a Davide, Fabio, Flavia, Gianluca, Graziano, Lorenzo, Luigi, Mario, Nicola, Paolo, Pierluigi e Stefano. Ciao ragazzi, ben arrivati. Un saluto anche a chi naturalmente arriverà. Ciao Fabio, a chi arriverà a TG Inoltrato. Saranno comunque nostri graditissimi ospiti e perché no, di nuovo protagonisti all'interno della nostra ora. Un'ora che, come ben sapete, si svolge per 2 giorni alla settimana, dalle 14 alle 15, un'ora nella quale cerchiamo tutti insieme di raccogliere degli spunti di riflessione che possano essere utili per ognuno di noi, me compreso, per migliorare il suo approccio all'attività di trading, per aiutarlo a diventare un trader sempre più autonomo, sempre più indipendente. È questo l'obiettivo che noi alla Sapienza Finanziaria ci siamo posti da sempre, ed è l'obiettivo primario, che mi ha poi portato alla creazione di questo servizio che è il TG, appunto, della Sapienza Finanziaria. E allora, ragazzi, ci sono novità? Chiedo anzitutto a voi, prima di andare a partire, c'è qualcosa di cui volete discutere, qualcosa che volete affrontare. Intanto saluto l'amico Pierluigi. Ciao Pierluigi, mi auguro che tu mi senta, che mi ascolta, mi ascolti. Come va Pierluigi? Tutto a posto? Ciao, ciao, benissimo. Prendete il microfono, che ci salutiamo in real time, in diretta. Ok, perfetto. Eccolo qua. Ciao Ciao, Pierluigi. ciao. Oh, ben arrivato. Tutto bene? Ciao, ciao, ciao. Io sì, benissimo, grazie. Tu? Bene, dai. Dopo Ottimo. un abbandono precoce della disciplina, ho deciso di riprendere in mano tutto, anche perché finalmente sono finite le vacanze, inizio l'università, quindi mi spiace un po' di aver, diciamo, trascurato il trading in questi mesi, ma adesso sono determinato, ecco. Ho capito, scuola come va bene? Ma sì, sono 2 giorni che vado in università, sembra bello. Infatti, perché tu hai iniziato adesso, no? L'università, mi pare, questi. Esatto. Cosa hai Esatto. deciso di studiare, se posso saperlo? Economia studio. Ah, interessante. Sì, per studiare anche un po' di macroeconomia e quelle cose lì, al di là di tutta l'analisi tecnica ottima del trading. Certo. Beh, male non ti farà andare all'università per diventare un buon trader. Esatto. Buona questa, eh? Male non ti farà l'università per diventare un buon trader. Ottimo. Sono d'accordo. Ottimo, ottimo, ottimo. Mamma sta bene? Tutto a posto? Sì, sta bene, sta bene. Anche Ok, lei è ok. sempre più presa dal trading, quindi. Ah, davvero? E sempre. Ah. Adesso deve vedere, ha finito, mi sembra, il corso con Strategy Quant. Ah sì? Sì, e adesso forse ha intenzione di iniziare un altro, non lo so. È qua No. comunque. Ciao Gian, ho Ah. sentito tuo figlio, pensavo parlasse da solo, invece stava parlando con te. Ah. No, come l'ho visto entrare in sala, non potevo non salutarlo. Mi stava raccontando che ha iniziato l'anno nella scuola, ha iniziato l'università e che si rituffa sullo studio di quello che è questa attività che è il trend. Quindi questa mi fa davvero molto, molto piacere. In effetti è uno dei vantaggi, no, di questo mestiere, di poter essere
perseguito un po' secondo i nostri tempi, le nostre esigenze. Certamente nella vita di ognuno ci sono delle priorità assolutamente, che sono assolutamente prese proprio come tali. A volte il training non è tra queste, quindi ci mancherebbe altro. Certo, è un peccato, per quello che può dare questa attività, no? Ci pensavo proprio stamattina, pensate, mentre lavoravo, pensate voi ragazzi, ci pensavo proprio stamattina, no? Come l'importanza che può avere per una persona qualunque, quindi ognuno di noi, un'attività come questa. Pensavo al fatto che molti no, non vogliono più lavorare. Accidenti, sembra che nessuno voglia più lavorare a questo mondo. Ma allora mi chiedevo, proprio mentre era lì che lavoravo in magazzino stamattina, dicevo, beh, ma se io mi rompo le scarpe, chi me le aggiusta le scarpe? Se io mi distruggo la macchina, come ha fatto il nostro amico qui che è in diretta, chi me la aggiusta la macchina? E chi è che ti porta le mele sulla tavola per fare la torta? Cioè, e le medicine, chi me le procura? Ragazzi, io credo che viviamo in un mondo in cui l'interazione e l'interdipendenza è necessaria, visto che non siamo nessuno come animali autosufficienti, no? Come gli animali. E quindi dobbiamo dipendere bene o male l'uno dall'altro. Allora c'è bisogno di gente che lavori. Sembra strano, ma c'è bisogno di gente che lavora. E a me non piacciono molto quelli che non vogliono lavorare, ve lo dico francamente, quelli che fanno di tutto per lavorare il meno possibile. Perché non va bene? Perché ognuno ha bisogno dell'altro per poter andare avanti se viviamo qui in questi posti con questo tipo di civiltà. Allora il training che cosa c'entra? Vi dico che cosa c'entra per me. E quindi ecco il perché, caro Pierluigi, è una cosa che non andrebbe abbandonata. Perché è importante il training? Perché se da una parte, ragazzi, perché sono ragionamenti che faccio io ogni tanto, perché se è vero che dobbiamo lavorare, tra virgolette, anche solo per un senso civile, no? Porca miseria, io voglio contribuire un tot di anni a questa società, punto. Perché siccome ho bisogno io degli altri, gli altri possono avere bisogno delle mie capacità, delle mie competenze. E se io so fare il giardiniere, che mi piace, e se c'è qualcuno che vuole mettere giù una pianta, chi va a chiamare? Il macellaio andrà a chiamare il giardiniere. Quindi voglio essere parte attiva di questa società. Il problema, sapete, è che noi siamo obbligati a esserlo per tutta la vita, così come è impostata, sta cavolo di vita, di società. Cioè io sono costretto a lavorare fino alla fine dei miei giorni, no? E allora se è vero che mi piace contribuire e mi sta bene contribuire, non è detto che lo debba fare per 100 anni. Cioè a un certo punto della mia vita vorrei avere la possibilità di dire basta, se ho voglia, adesso mi fermo e faccio qualcosa d'altro. Oppure mi prendo i miei tempi, faccio le cose veramente con un altro ritmo. Il problema è questo, come faccio a smettere? Cioè, come faccio a potermi permettere a un certo punto della mia vita, di decidere se voglio di cambiare il ritmo, di cambiare le cose? E allora devo essere riuscito a crearmi, io non so se questo ragionamento può sembrarvi positivo, giusto o no, ma è il ragionamento che faccio io molto spesso e che mi aiuta poi a essere ancora di più focalizzato sul trading. Uno si chiede bene, ma se io tra 10, 15, 20 anni, in cui dai miei 20 anni ai miei 40 ho contribuito a questa società, perché se loro fanno qualcosa per me, io voglio fare qualcosa per loro, come faccio tra 15-20 anni a liberarmi? Cioè, che tipo di reddito posso aver creato per dire adesso basta? Come vivo? Come pago le mie bollette? Come mantengo la mia famiglia? E allora, ragazzi, io ho scoperto che il trading in questi 10 anni è uno di quei mestieri, è una di quelle attività che può realmente, seriamente, concretamente
contribuire alla creazione di questo benedetto reddito, virgolette, passivo. Quella sorta di possibilità di introitare del denaro che non deriva da una implicazione diretta su che vado a lavorare per forza, ma che mi consente di lavorare sì, ma con tutta la libertà di questo mondo. È un po' uno dei metodi che una persona, tra virgolette, normale, priva di conoscenze pregresse, priva di esperienza, può realmente coltivare al fine di arrivare un giorno e dire: ok, ragazzi, adesso, porca miseria, ho lavorato 20 anni, ho contribuito alla società, io non voglio morire lavorando, se voglio mi libero, se voglio smetto, perché mi sono creato nel frattempo, questi anni, una sorta di extra reddito, una sorta di attività parallele tra le quali il trading, che mi può dare questa possibilità. E allora, caro Pierluigi e caro tutti ragazzi, prima di mollare con il trading, veramente io ci penserei non una volta, ma 10 volte, se questo ragionamento anche per voi può sembrare interessante. Allora, davvero io esorto noi tutti a darci dentro con questa attività, e se anche ci volessero 3 anni, 5 anni, 10 anni per riuscire a capirla, per riuscire a concretizzarla, per riuscire a renderci consapevoli che sì, davvero ho la possibilità di crearmi questa opportunità di reddito, non fa niente, è comunque un risultato straordinario, perché è uno di quei mestieri che può permettere a chiunque di essere iniziato, sentite che è italiano, è uno di quei mestieri che consente veramente a chi non ha neanche studiato come me, che non è andato a scuola, di dar vita alla costruzione di un'entrata finanziaria che tra qualche anno, quando io avrò deciso di smettere di contribuire a questa società che oggi mi sta bene contribuire, mi darà questa grandissima opportunità. Altrimenti, che cosa potremmo inventarci? Aspettare la pensione? Aspettare quando avremo 65 anni, che siamo lì moribondi e non avremo più la voglia di fare niente? E poi con quanto reddito andiamo in pensione? Con quanto? Io ho fatto il conto, mi sono fermato all'INPS l'anno scorso, ho ancora 15 anni da lavorare e quando andrò in pensione, se sarò ancora vivo, ragazzi, e ci andrò con 850 euro di pensione lorda. Dico, ma voi mi ci vedete a vivere? Vi vedete voi? I nostri pensionati, i nostri genitori, i nostri nonni, lo sapete che fanno una fatica enorme, che devono vivere solo con questa loro pensioncina da 1000 euro al mese? È quasi impossibile, no? Leggevo un articolo e da lì discutevo anche con mio fratello mentre andavo a lavorare. Ogni tanto mi salta fuori: no, ma io vado a vivere a Tenerife, dice, perché se vado giù, la vita costa tutta meno, prendo moglie e figli, mi trasferisco là, che cacchio me ne frega di stare qui in Italia, che mi tocca lavorare una vita e alla fine non riuscirò neanche da pensionato a vivere una vita dignitosa, no? Pazienza se poi non sei iscritto al trading, pazienza se del trading non gliene importa niente, però è un discorso che fia, no? Ecco, me ne guarderei davvero bene, a meno che non siate scrittori, cantanti, che avete delle royalties ogni volta che qualcuno compra il vostro libro o ascolta, compra il vostro disco. Ecco, io non sono né scrittore né cantante, ahimè, quindi mi tocca imparare a fare il trading. Che ci impieghi un anno, che ci impieghi 5, che ci impieghi anni, poco mi importa. Io voglio arrivare a quel punto in cui, quando deciderò di smettere di lavorare, avrò creato questa base reddituale, questa base di extra reddito. E la sapienza finanziaria con i progetti che hai in corso, del quale ci siamo trovati anche proprio ieri sera con tutti i ragazzi del gruppo, sono progetti davvero che sono in grado di consentire alle persone di perseguire questo sogno, questo desiderio profondo di arrivare un giorno e dire: ok, ho imparato a fare il mestiere del trading, la sapienza finanziaria mi dà la possibilità di smettere di lavorare se ho voglia, smettere di lavorare, perché con quello che posso fare all'interno di questo gruppo posso avermi creato un'attività tale
per cui ho comunque un reddito certo, ho comunque un'attività che mi dà del reddito. Quindi ragazzi, occhio a mollare il trading, ripeto, perché molti smettono prima ancora di aver capito, molti smettono per idiozia, perché non vanno all'essenza di quello che è il mestiere. Loro pensano che la maggior parte delle persone accidenti, sembra quasi che il trading sia fare solo operazioni, sia fare solo, non lo so che cosa, boh, no? Trovare il segnale d'ingresso. Ma se andiamo all'essenza di questo mestiere e provate anche solo a ragionare nei termini che vi ho proposto, vedete che il trading diventa qualcosa di ben più importante che tirare una linea di tendenza, imparare a fare due operazioni. Diventa una opportunità enorme oggi come oggi, in questa epoca, per noi, soprattutto per voi che siete giovani. Perché pazienza, io ho 55 anni, mi sono creato il mio extra reddito, pazienza, ma se io mi mettessi nei panni di uno che ha 20 anni oggi, ragazzi, ma dove vado a cercare un mestiere come questo? Imparare un mestiere come questo che mi dà la possibilità di essere perseguito quando voglio, dove voglio, essere studiato nei tempi che voglio. La discrezionalità è massima. Mi basta un computer che pesa mezzo chilo e una connessione a internet. Non è che devo comprare i camion, non ho commercialisti, non ho vetrine, non ho costi fissi. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Allora il trading può diventare davvero qualcosa di straordinario. Ed è probabilmente questo che mi gratifica, no? Al punto da dire non mollo il trading, non mollo il trading. Pensa che anche se negli anni, questi anni, anch'io ho avuto i miei momenti in cui dicevo no, no, non può andare, non ci riesco, probabilmente è qualcosa più grande di me, non ce la faccio. Ma poi se tu stai qui, capisci che il trading veramente è un mestiere che dipende tutto da te, non dalle tue esperienze, non dalle tue. E l'unico modo per fallire è smettere o bruciare i soldi. Smettere o bruciare i soldi. Bruciare i soldi, grazie a Dio, attraverso quello che avevo studiato, imparato, stando qui insieme, non l'ho bruciati. Mi sono rimasti i soldi a sufficienza per continuare a studiare, per continuare a lavorare, e oggi, grazie a Dio, mi godo i frutti. Quindi o smettevo perché non avevo voglia, perché non avevo visto il grande quadro, oppure avevo bruciato i conti. Quindi ragazzi, non mollate il trading, anzi, non abbiate fretta, datevi il tempo, tanto guardate, i mercati non scappano, non so se vi siete accorto, ma i mercati non scappano, e quindi ci saranno oggi, ci saranno tra un anno, tra 5 anni, magari non ci sarà più il Forex, vabbè, traderemo qualcos'altro, ci sarà sempre qualcuno che avrà qualcosa da comprare o da vendere, e se io saprò fare trading, non c'è scampo. Io potrò tradare qualunque cosa che si muova, ma io avrò imparato a fare questo mestiere. Quindi sono contento, Pierluigi, di sentirti ragionare così, ed è per quello che ti ho detto che male non ti farà l'università se vorrai diventare un trader. Pierluigi, tu pensi che studiare un po' cioè l'accesso anche a delle competenze macroeconomiche potranno veramente servirti per migliorare l'approccio a questo mestiere? Allora, sicuramente sono convinto che possano migliorarlo. Non so però se possono migliorarlo effettivamente di molto. Potrebbero darmi, non so, una competenza in più, però al di là dell'analisi tecnica, non so in quanto percentuale potrebbe incidere sul mio rendimento. Quindi, anche se non so, penso sia molto bassa. Non so, conoscere il contesto che magari influenza un 10% delle mie operazioni, della mia operatività, non è effettivamente indispensabile per il trading, ecco. Ti sei accorto che è così? Cioè, Sì, pensi sia così? perché al di là delle notizie che vanno controllate quando si fa un piano di trading, ciò che accade al di fuori della linea del prezzo non credo importa più di tanto. Ma comunque ho altri progetti, quindi diciamo che l'università non è la mia via maestra, ecco.
Ho capito. Ho capito. In merito all'analisi fondamentale, ragazzi, certamente può essere anche secondo me una cosa che può certamente aiutare, può essere certamente di supporto a quello che è l'attività del trading. A volte mi capita anche a me di capitare su dei blog, dei forum e quant'altro, quando mi do i miei 5 minuti, non di più, della mia giornata di trading per andare a sbirciare o semplicemente guardare cosa succede fuori dalla sapienza finanziaria, e mi imbatto ogni tanto in colleghi trader che sostengono la tesi che senza conoscenze fondamentali non si possa fare il mestiere del trader. Senza sapere il perché un prezzo si muove, senza sapere, senza conoscere le logiche che stanno dietro al movimento di prezzi, quelli che vedete qua, vedete che il prezzo, se io lo metto sul minuto, si muove, euro-dollaro, ritengono che senza la capacità di capire perché un prezzo si muove, io non posso fare trading. È un po' o comunque uno si senta un pochino meno matto, no? Io paragono spesso questa cosa, quando ci penso a livello personale, paragono spesso questa cosa un po' a quello che fanno i nostri nonni, i nostri vecchi qui nel mio paese, paesino di montagna, no? Sapete che a me piace un po' trovare i modi per spiegare e per spiegare a me stesso le cose che ritengo essere fondamentali davvero. Ebbene, c'è come noi sappiamo, poi andiamo sui mercati, ragazzi. Mi fa piacere di aver incontrato Pierluigi, perché è stato studente ed è un collega, un assoluto collega assolutamente di valore, ve lo posso assicurare. Un'applicazione allo studio veramente maniacale, davvero di quelli che sono certo che se non smette di fare quello che aveva iniziato a fare, diventerà certamente un trader molto, ma molto, ma molto, ma molto bravo, ammesso che già non lo siano. E quindi gli si apriranno delle porte che oggi nemmeno lui forse si immagina. Ma tornando a noi, e quindi ai suoi spunti che mi dà di riflessione, paragone a questi anzianotti, no, qui, questi nonni qui del mio paese, loro della meteorologia non sanno niente. La meteorologia è un po' quella disciplina, quella scienza che studia la pressione atmosferica, studia gli anticicloni, studia come si muovono i venti e quant'altro. Fanno, in base a questo poi fai delle previsioni del tempo. Ecco, loro questi qua, è gente che ha 90 anni, non sanno niente di queste cose, non lo capiscono, non sanno niente del perché si muovono le nuvole, del perché c'è l'alta pressione. Non. Però se tu oggi li incontri all'osteria e chiedi a loro: ehi, ma sei presti a dirmi che tempo fa domani? Questi qua escono dall'osteria, guardano per aria e hanno la capacità previsionale, non dico meglio, ma al pari a quella delle previsioni del tempo, quelle proprio scientifiche della meteo. Ecco, lo so che l'ho tirato per i capelli questo esempio, perché la meteorologia è ovviamente molto più che prevedere il tempo, no? Immagino. Ma se prendiamo questo ragionamento con l'analisi logica e il trading, secondo me non ci discostiamo di molto, perché attraverso l'analisi tecnica non mi interessa più sapere il perché un prezzo si muove, mi interessa sapere perché oggi questo prezzo qui ha rimbalzato, mi interessa sapere che ha rimbalzato su questo supporto. Io non lo so il perché, non lo voglio neanche sapere il perché, mi interessa però vedere che l'ha fatto. E poi vedere come l'ha fatto. Questo mi importa. È un po' come se io fossi un vecchio che sono uscito dall'osteria e senza sapere niente del perché il mercato ha fatto sta roba, e quindi non so quali sono le ragioni
fondamentali del perché euro-dollaro ha rimbalzato in area 1,17,10. Nonostante tutto, esco e guardo le nuvole come si muovono e sono capace di dirti: beh, siccome questa nuvola viene da quel buco là, tra le montagne, e ci sono questi tipi di nuvole, allora secondo me domani è così. Secondo me domani è cos'ha? Senza capire, senza conoscere niente dei millibar, della pressione atmosferica, dello studio della scienza in sé. E allora è uguale. Secondo me l'analisi logica, l'analisi fondamentale, scusate, cerca di dirci il perché un prezzo si muove in una direzione piuttosto che un'altra. E certamente può aiutarci in qualche modo. Certamente può aiutarci in qualche modo. Ma siamo poi sicuri che sia proprio così importante, fondamentale conoscerla? Siamo poi sicuri che ai miei vecchi qui dal mio paese serva sapere la meteorologia, conoscerla, le basi per decidere domani che tempo farà, sapendo che 8 volte su 10 non la sbagliano? È la stessa cosa. E allora l'analisi tecnica, come diceva il buon Pierluigi, consente a noi di bypassare questo annoso problema che uno deve conoscere il perché un prezzo si muove, il perché. E uno debba conoscere i fondamentali di un'azienda prima di decidere se investire in quell'azienda oppure no. È un po' come se io per accendere la luce in camera mia dovessi conoscere la storia dell'elettricista che me l'ha messo giù. Beh, ma se io voglio accendere la luce in camera mia, faccio clic all'interruttore, mi basta questo e la luce mi si accende. Non ho bisogno di sapere la storia amorosa dell'elettricista che mi ha messo giù l'impianto. Non so se siete d'accordo. Attraverso l'analisi tecnica, noi ragazzi bypassiamo questo problema perché ci fa vedere gli effetti delle ragioni del perché un prezzo si muove. Gli effetti, non ci interessano le cause. Le cause del perché questo prezzo è rimbalzato qui non la voglio neanche sapere. Potrebbero essere 1 miliardo le ragioni e sono tutte fondamentali, sono tutte magari giuste, ma a me interessa sapere che l'ha fatto. E come l'ha fatto? Perché queste nuvole mi dicono qualcosa a me, no? Siccome ha fatto così, allora è probabile che faccia cosa? Ad esempio, siccome questo è stato un potenziale doppio minimo, mi viene da dirvi, ragazzi, e l'analisi tecnica ce lo dice, no? O meglio, sarà un doppio minimo se il mercato supererà questo prezzo. Allora poi queste nuvole mi dicono che il mercato è più probabile che salga. Almeno fino a quando? Fino a questa estensione di questo rettangolo. Ecco, io sono il vecchio, no? Che esce dall'osteria, guarda le nuvole, ok? E dice: tirano da là. Le nuvole sono questo tipo. Secondo me, il tempo domani va così. Lo stesso è l'analisi tecnica per noi trader. Consente a noi di bypassare la necessità di sapere il perché un prezzo si muove, quel perché che è dentro l'analisi fondamentale. Poi certo che serve, può certamente servire, magari in operazioni di lungo termine può essere un pochino più utile, no? Se c'è una divergenza di politica monetaria tra l'euro, tra gli Stati Uniti e l'Europa, no? Allora magari mi fa piacere saperlo se voglio aprire un trade. Sul settimanale, perché magari posso farmi favorire da queste cose, ma fondamentalmente vi assicuro che nel lungo termine noi piccoli trader difficilmente lavoriamo, quindi sapere il perché un prezzo si muove è meno importante del vedere come si muove questo prezzo. Quindi, ok, l'analisi è fondamentale, sono sicuro che ti darà una grossa mano, Pierluigi. Studiare le situazioni macroeconomiche, in merito all'attività di trading, credo che l'utilizzo che se ne potrà fare sarà comunque limitato, come dici te, a non più del 10%. E le ragioni credo di averle per me bene, bene illustrate. Poi magari saranno tutto sbagliate, eh? Saranno sbagliate di santa e
signori, l'analisi fondamentale è talmente importante che, però ecco, l'esperienza dimostra proprio questa qua. È l'osservazione grafica di ste robe, no? Di questi prezzi che si muovono, è lo studio dei principi, dell'analisi tecnica che consentono di osservare l'azione del prezzo che poi ci fanno prendere le nostre decisioni. Queste sono le nuvole che si muovono e se noi impariamo come le nuvole si muovono, allora probabilmente riusciamo anche a indovinare che tempo fa domani senza conoscere niente di meteorologia. Ecco, l'analisi tecnica è un po' questo. Cosa ne dici come esempio, Pierluigi? Idiota, come al solito. Direi che è immediato e comprensibile a tutti. Grazie Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, ragazzi, va bon, dai, quindi bentornato, sono davvero contento. Intanto ringrazio anche tutti quelli che sono aggiunti, siamo diventati davvero, davvero in tanti e questo veramente fa molto piacere. Vediamo se ci sono informazioni qui. C'è Lorenzo che mi chiedeva come fare a operare a mercato con più posizioni. È molto semplice, Lorenzo. Tu immagina che allora io sono, ad esempio, apro un attimino la finestra degli ordini e sono long sull'euro da questa mattina verso le 11, mi pare. Sì, verso le 11 ho fatto questa apertura di trade long, 10 e mezza più o meno, 10, 10 e mezza, 11, long. Il mio trade è di due microlotti, perché questo trade è dentro in due microlotti, no? Il mio risk per trade prevede una pluralità di operazioni, alcune sono qui, altre sono su altre cose. Comunque questo trade ha due microlotti di volume d'affari, ok? Vedi qua, 0,02 long. Immaginiamo che io avessi voluto fare un trade sempre i due microlotti, però suddividere le posizioni. Beh, allora io avrei potuto, nella mascherina degli ordini, entrare e anziché fare long, quindi buy 0,02, fare buy 0,01, un'operazione, e poi ripetere un'operazione simile, sempre di un microlotto. Quindi mi suddivido i miei due i miei la mia il mio la mia unica operazione in due posizioni distinte. Invece di fare un'operazione singola da due microlotti, faccio due operazioni da un microlotto long. In questo modo, uno dei benefici è che posso gestire in maniera separata le due operazioni. Ad esempio, un'operazione la posso chiudere quando il mercato mi arriva a un certo livello, ok? Quindi impostare in macchina già un take profit fisso, in maniera tale che se io non sono davanti al PC, questo qui il mercato me lo colpisce ed esco dal mercato, no? E poi gestire la seconda posizione come meglio preferisco. Oppure posso semplicemente continuare a gestire la mia operazione da due microlotti, una semplice operazione, e poi se quando sono a mercato e sono davanti al PC, Lorenzo, e decido di chiudere metà operazione, entrando nella mia mascherina degli ordini, cosa che non faccio perché sto tradando un conto reale e sono cose mie personali, entro nella mascherina degli ordini e imposto: chiudi l'operazione di un microlotto. Quindi tolgo dalla mia posizione di due microlotti un microlotto. Clicco, chiudi operazione ed ecco che la piattaforma, il broker, mi chiude la mia operazione così come l'ho impostata a secondo del volume d'affari, proprio sulla mascherina, degli ordini.
È davvero molto semplice. Mi auguro che abbia ben compreso. Prima calcolo il volume d'affari della mia operazione completa, quindi risparmierei il volume coerente a quello che mi consente il mio conto. Dopodiché decido di se fare un'operazione sola del volume coerente al risk trade oppure suddividerla in due o tre posizioni diverse da gestire in maniera separata, anche se non sono davanti al PC. Suddivido il risk per trade, il size, in una, due, tre posizioni a secondo del mio trade che voglio fare. Quindi questo è veramente, veramente quanto. È un pochino più, hai compreso un pochino di più così, Paolo? Se no, lo vediamo un'altra volta. Magari apriamo un conto demo per la prossima porta e volta, scusami, e vediamo. Intanto saluto Pierluigi che è dovuto scappare. Comunque, grazie per essere stato con noi. Mi auguro che davvero non molli con le potenzialità che hai, saresti veramente, non ti dico la parola, ma sarebbe davvero un vero peccato per te, ma sono certo anche per la sapienza finanziaria tutta. Questo qua, ragazzi, ha 19 anni, 20 anni, una cosa così veramente straordinaria. Ha partecipato ai nostri corsi, non vi dico cosa faceva. Già allora, l'anno scorso, dopo 2 o 3 mesi di studio, veramente potenzialità enormi, enormi, enormi. E allora, ragazzi, andiamo un po' a vedere cosa succede sui mercati. Chiudo un attimino la mascherina qui degli ordini, così non la vediamo. Intanto, scusate, ma guardavo le risposte o i contributi. Ok, anche Marco dice che ha effettuato un trade sull'euro in acquisto. Anche Luigi, long sull'euro. Come mai siete entrati, ragazzi? Avete deciso di fare questa operazione long? Chi è che vuole dirmi il perché ha effettuato questa operazione? Tocca a Luigi? Ok, Luigi, hai un secondo che ci dici come mai hai deciso di fare questo trade long? Ok. Posso passarti il grafico? Luigi, posso passarti il grafico un attimino? Quindi Ah, ok, non vedevo, scusami, eccolo qua. Occhio che adesso quello che c'è tu, abbiamo anche noi, eh? Il tuo schermo e tutto quanto, il tuo desktop. Già, mi senti? Mi Eccoti. Adesso ti sentiamo. senti? Sì, adesso Ah, sì. benissimo. Ah, buongiorno a tutti, perché ho sempre qualche problema con il microfono. Allora, ti dicevo, guarda, che cosa ho fatto, Gian? Io praticamente ho guardato in time frame un po' più alti. Ad esempio, sono partito dal time frame settimanale, ok? E ho visto che il prezzo dell'euro è arrivato su un supporto molto importante, che era una ex resistenza. Posso Fai una cosa, Luigi, andare un po' indietro? per non Sì, dimmi. rischiare di incasinare il tuo conto, eccetera. Tocco un Togli attimo, quelli. sì. Perfetto. Quindi, ragazzi, molto semplice: strumenti, opzioni. Togliamo il baffetto da mostra di livello, perfetto. Così non spostiamo i livelli, eccetera. Non chiudiamo, apriamo, perfetto. Hai ragione, Scusami, perfettamente. dicevi? No, dicevo, e quindi mi sono accorto che il prezzo qui, no, sta su un supporto abbastanza importante, quindi mi sembra che praticamente sta facendo un'azione di pullback. Considerando anche che questo poi era un'ex resistenza, non riesco ad andare indietro, ma questo risale
un bel po' di tempo, poi è diventata supporto con la rottura di questa candela qua. Va bene? E questa è un'analisi, la prima. Poi sono sceso di time frame e sono andato sul giornaliero. Sul giornaliero, diciamo che anche qui praticamente è lo stesso scenario, no? Il prezzo che sta su questo supporto, su questa linea blu da me tracciata, però in più qui c'è una divergenza di continuazione rialzista. Sembra che sia questa qua. Ok? Considerato tutto questo, Gianno, poi ho fatto l'operazione sul time frame H4. Non ho diviso il size questa volta, Gian, perché mi sono reso conto, potresti pure che forse mi sbaglio, approfitto per chiedertelo, no? Quando si divide il size in due o tre parti, praticamente il rendimento, partendo dal secondo size in poi, è inferiore se uno l'avesse fatto con un size intero, intero, dico, no? Certamente, Ah, certamente ecco, vedi. perché quando tu dimezzi, ad esempio, quando ragazzi noi ad esempio dimezziamo il size, il volume di contrattazioni, è chiaro che se chiudiamo ad esempio il primo target sul rapporto rischio-rendimento 1, chiudiamo solo metà della posizione. Quindi Esatto. prendiamo l'ipotesi che facciamo tre target, al terzo take profit noi chiudiamo sul rapporto rischio-rendimento 2, anziché 3, perché la somma delle tre operazioni ci dà proprio 2. La prima ci chiude, ad esempio, immaginiamo ad esempio di fare un trade con un mini lotto, ok? E di dividerlo in tre micro lotti, tre operazioni. La prima operazione va a 0,3, la seconda a 0,6, quindi vai a 0,9, la terza vai a sommare. Se fai la somma, vedi che arrivi a 2, rapporto rischio-rendimento 2, quindi hai investito un mini lotto e ne guadagni 2, quindi un rapporto rischio-rendimento 2. Quindi certamente sì, Infatti, suddividendo il size, a parità di movimento dei prezzi, il esattamente. rapporto rischio-rendimento È inferiore. diminuisce. Esatto. Infatti qua ho preferito, ma questo è un fatto mio personale, ho preferito di investire un solo lotto, buy. E questi sono stati i motivi. Eh beh, però un lotto sono un sacco di soldi, per quello che è. Risk per trade, quanto l'hai calcolato? 1%. Sempre, da quando ho iniziato a Mannaggia. tradare, Gian, questa è la mia percentuale, 1% il rischio per trade, Benissimo, perfetto. 3% di drawdown giornaliero. E quindi hai fatto questo trade long sul 4 ore, la ragione del trade non ce l'hai spiegato ancora? Ah, la ragione del trade. Allora, Sulle Gian, sì, 4 ore dicevi che sei sceso sul 4 ore. sono sceso su 4 ore e praticamente ho messo lo stop loss un po' sotto, così te lo faccio vedere. Eccolo qua. Questo è lo stop loss, no? Che va un po' sotto il supporto. Adesso vediamo, l'ho Ah, quindi tracciato qui. hai diminuito Vedi? l'orizzonte temporale per trovare un punto sotto il quale mettere uno stop loss. Per quello che hai Esattamente, Gian, fatto? esattamente. Questo, infatti, sì, bravissimo. Questo è lo stop loss che sta un po' sotto a questo supporto che io ritengo per me importantissimo. Qui è importante, insomma, quello che succede, no? E poi il take profit l'ho messo qui per il momento, che comunque mi garantisce un rischio rendimento 1,5. Va bene? E questo è per quanto riguarda il settimanale. Però poi, vi dico la verità, anche l'indicazione sul giornaliero non è male, perché qui ho una divergenza di Marco? continuazione rialzista. Assolutamente sì, le divergenze Ecco. sono degli strumenti davvero molto potenti, ragazzi. Ecco. Ci danno delle E quindi? notizie, da qui anche il TG della Sapienza. Le divergenze ci danno l'utilizzo incrociato, no? Tra lo stocastico e i prezzi. Queste divergenze ci danno delle informazioni, delle indicazioni davvero importanti, ci dicono che c'è qualcosa che non va, qualcosa che potrebbe rimettersi a posto. Quando vediamo una divergenza di continuazione, come nel caso specifico, il mercato ci dice che quello che
stiamo osservando potrebbe diventare un punto di rotazione importante del prezzo. E quindi, perché no, potrebbe diventare un nuovo minimo del trend. E quindi, se tanto, se ciò vale, no? Se tanto mi dà tanto, magari vedere il prezzo che da lì dove è, mi va a 1,20 e 1,21. Quindi mi crea la conferma del trend. Le divergenze di continuazione ci dicono che il prezzo è arrivato a un punto sul quale potrebbe esserci un buon rimbalzo, il mercato potrebbe aver trovato un buon supporto. Se a questo ci uniamo, come ha fatto Luigi in questo caso specifico, proprio anche l'analisi tecnica del grafico con l'individuazione di un'area di supporto che era un ex resistenza rotta verso l'alto, beh, allora ecco che abbiamo delle buonissime, buonissime informazioni. Quindi questa è la ragione per la quale hai deciso di fare questa operazione long. Esattamente. Long, poi l'ho fatto su time frame H4. Hai già impostato Qui quindi credo il profit e tutto quanto? sì. Sull'H4, Va faccio vedere, bene. fatto così. Poi vediamo se arriva qua, per carità. Se il prezzo arriva qua, poi vediamo il da farsi. Beh, se arriva lì, certamente si chiuderà l'operazione e quant'altro. Dipende già, perché poi potrebbe anche arrivare un po' oltre, però ma dai, sono cose che ci ragiono quando se il prezzo arriva lì, per il momento non me lo faccio ancora il problema. Beh, ma se hai messo lo take profit, se il mercato arriva lì, la posizione ti viene chiusa automaticamente, Lo no? so, certo, sicuramente, se io non sono al computer succede questo, Ah, ma certamente. se mi trovo vicino al computer posso gestirla anche in modo diverso, cioè magari scegliere anche di rimanere al mercato, perché no? Ho capito, ho capito. C'è anche un gap che è rimasto aperto. Lo vedete, ragazzi, in area Questo qua, 1,1940, questo. 1,1950 più o meno. E quel gap lì era dentro una congestione, una fase di lateralità molto, molto lunga, se la vedete, no? Siamo sull'H4, quindi vedete che c'è un'area di congestione da 1,21 più o meno di lateralità sopra e 1,1850 dalla parte sotto, quindi una vasta correzione. Il fatto che questo gap si è creato dentro nel mezzo di questa congestione fa un po' da calamita. Ricordate che ne abbiamo parlato più di una volta, ragazzi, di questa cosa. Quando questi gap si formano, quelli della domenica, all'interno delle aree di lateralità, è molto probabile che diventino una sorta di calamita. Cioè il mercato, prima di muoversi davvero in una direzione, va a cercare quel prezzo, quel livello. Quindi anche quello potrebbe attirare il prezzo verso l'alto, proprio perché, ragazzi, è un gap interno di una vasta correzione. Riesci a farcela vedere qual è, Luigi? Questa qui che ho fatto il rosso, giusto Gian, Sì, intendi quello lì questa? è il prezzo, il Ah, gap, tutta l'area di lateralità, quella che va da 1,21 più o meno, quindi tutta quella fase di lateralità che va dal 30 di agosto, praticamente tutto settembre sta prendendo. Ma anche solo con dalle linee. Ecco, quella lì è questa la qui parte dici, sì. bassa e la parte alta invece tutta il massimo del prezzo. Sì, certo. Quindi vedete che quel gap, si è creato proprio nel mezzo e quando ciò accade è molto probabile che il mercato cerchi di andarselo a chiudere. Cioè aumenta la probabilità che il mercato faccia proprio da calamita. Marco vuole aggiungere un commento? Marco, ti libero il microfono. Dici Marco? No, stavo guardando l'analisi di Luigi ed è esattamente la fotocopia di quella che ho fatto io, che sono entrato anch'io alle 10:30 circa quando sei entrato tu, quindi probabilmente anche tu hai visto le stesse cose. Ma mi viene da dire una cosa, non è che il mercato si muove perché tutti vediamo le stesse cose e quindi tutti operiamo in maniera simile, quindi il mercato va a muoversi in base alle operazioni che hanno visto tutti. Mi viene Ma proprio io così. non lo so se è così.
so che per muovere di un pip l'euro in condizioni di volatilità normale servono veramente dei miliardi di euro. E io non lo so se io e te e Luigi insieme e altri piccoli retail abbiamo la forza di fare questa cosa. Probabilmente questa cosa non l'hanno vista solo i piccoli, ma stanno anche i grandi. Sì, 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 certo. Noi però contribuiamo tutti, siamo tutti mercato, no? Ognuno con la sua goccia contribuisce a poi muovere un prezzo in una direzione. Ma guarda che, guardate ragazzi, che è quello che gli istituzionali grossi vogliono. Cioè, da soli i grandi investitori non riescono a muovere il mercato per un lungo tempo. Loro ti danno l'inizio, no? Ti danno il là, e poi si aspettano che il mercato si accodi alle loro scelte e tiri da quella parte, no? È un po' come se loro avessero la forza di aprire le porte, le come si chiamano quelle delle dighe? Le chiuse, cosa sono? Le chiuse delle dighe, perfetto, no? Loro avessero la forza di aprire uno spiraglio, fargli una crepa, in maniera tale che poi l'acqua la faccia saltare definitivamente, che quello siamo noi, il mercato, no? E quindi questo è quello che, quindi questo è quello che succede. Quindi certamente, Marco, accade proprio così. Quindi se il mercato si muove in una direzione è perché tutto il mercato o buona parte del mercato compra una determinata coppia o vende una determinata coppia. Non sappiamo se vedono la stessa cosa che abbiamo visto noi. Chissà quanti milioni di strategi ci sono, quanti miliardi di potenziali idee di trading uno può avere. Certamente se il prezzo adesso sta salendo è perché le aspettative sono di potenziali rialzi, quindi il mercato compra euro, no? Su quel supporto il mercato ha comprato euro. Nel caso specifico, quindi abbiamo tutti la stessa visione. Scusa Gian, dicevo, nel caso specifico dell'euro, tra l'altro ogni mattina, come faccio sempre, apro il sito investing.com, ma solo per guardare il calendario, per vedere quello che sta in programma. E praticamente ci sono tanti che sono short, ad esempio faccio un esempio, no? Perché vedono teste e spalle qui su time frame 4 ore. Sì, sì. È una notizia che io ho letto a volo, perché non mi interessa minimamente di quello che dice investing.com. Non lo guardo, guardo solo il calendario, tutto il resto non mi interessa nulla. Però per rispondere anche al collega Marco, nel caso specifico ci sono tanti traders che sono short, perché hanno visto un testa e spalle, tutto qua. Sì, sì, abbiamo, la cosa interessante è che abbiamo tutti ragione, no? Io compro perché c'è qualcuno che sta vendendo, altrimenti non ci sarebbe mercato, no? Se io ho comprato è perché, se noi tre abbiamo comprato, è perché abbiamo trovato tre venditori, no? Tre ai quali passare il nostro testimone. Io voglio comprare, tu vuoi vendere, ok, facciamo un contratto e facciamo sta roba, no? Quindi sono davvero tante le ragioni per le quali uno compra e vende, e noi abbiamo comprato, gli altri vendono, e quindi noi abbiamo comprato i venditori, no? Abbiamo, e gli altri hanno venduto, appunto, e lì la contrattazione è avvenuta. Avete notato, ragazzi, che se zoomiamo in piccolo sul 4 ore si vede qualcosa di interessante proprio su sto mercato? Proprio zoom proprio in piccolo piccolo, o meglio vai sul daily, che lo vediamo meglio, sul giornaliero. Ecco, aumenta un pochino lo zoom, che forse lo vediamo, lo vedono tutti. Così Gian, o devo andare? Sì, va bene, mettiti in centro con lo schermo, quindi clicca sul tastino arancione, là in alto. No, no, lascialo proprio così com'era, il grafico. Esatto, mettilo nel mezzo. Alza proprio tutto il come era prima, quindi riporta il mouse sulla destra del prezzo. Ecco, perfetto. Va bene. Ecco, io ti chiedevo, no, di lasciarlo proprio in tutta l'ampiezza e di, esatto, così, e di mettilo in centro, quindi clicca sul tastino arancione, così che viene la parte nel mezzo. Andiamo così. No, proprio
voglio vedere l'azione del prezzo là in alto come nel mezzo del grafico. Quindi clicca ecco. Sul tastino arancione là. Ecco, perfetto. Eccolo qua. Togli un attimo i tuoi ordini, così non danno fastidio. Ok, cancella anche tutte quelle linee lì se non ti fa niente. Assolutamente. Se ci facciamo un po' di occhio, ragazzi, non mi sembra di vedere la potenziale in un futuro formazione di un testa e spalle gigantesco sul daily. Sì. Siamo ancora in fase di certamente primordiale e non sappiamo neanche se ciò avverrà, non lo sappiamo, questo è fanta trading, fanta analisi, ma a livello di analisi, visto che io devo essere quello che analizza un mercato e deve vederlo nel presente quello che poi succede, non quando è passato, non mi sembra di ravvisare proprio una bellissima forma che si sta formando di un testa spalle ribassista, se mai arriverà. Guardate la spalla sinistra come è già perfetta, la testa è già lì bella pronta, ci manca che ci sia un bel rimbalzo verso l'alto e poi boom, giù. Non vi sembra di vederla sta roba? Sì Gian, è perfetto. Tra l'altro, sempre su questo time frame, se noi tiriamo su una trend line, una linea di tendenza sugli ultimi due minimi, potremmo ravvisare proprio su questo time frame gli estremi del nostro pattern debolezza del trend. Se noi andiamo a tirare delle linee di tendenza sul minimo, sui minimi, anche quel pattern lì potrebbe alla lunga aiutarci a vedere quel potenziale pattern di debolezza. Quindi anche questa analisi tecnica potrebbe contribuire a una visione long, anche se di breve periodo, proprio perché potrebbe essere in atto prima di tutto una debolezza del trend che sale e poi, perché no, nel tempo una debolezza di vedere un pattern testa spalle di tipo ribassista. Ecco, l'ho segnato sul mio diario questa cosa perché è lì eclatante, con un po' di occhio la si poteva vedere, non so se ho reso l'idea di quello che potrebbe succedere. Prova a disegnarlo e poi chiudiamo, che sono le tre. Disegnalo addirittura come vorresti che fosse il testa spalle, per capire se ho reso l'idea. Ecco, vai giù proprio giù sullo spigolo, non linea a metà, ma proprio giù sullo spigolo, esatto lì. Aspetta, mi toglie questa qui. Esatto, no? Quello lì è il prezzo che il mercato ha preso per prendere slancio. Quello lì lo porti su a metà. Perfetto. Ecco lì il nuovo potenziale appoggio sul supporto. Una nuova spintarella verso l'alto, disegnalo proprio, quello che ci aspettiamo, una nuova spinta verso l'alto e poi giù, boom. E poi giù, eccola. Tiralo proprio giù con la linea lì, l'ultima. Avremmo tutto, no? Abbiamo un trend rialzista, un pattern che si forma in cima a un trend, sarebbe un'analisi tecnica che ben ci avrebbe aiutato a anticipare quello che potrebbe succedere. La teniamo lì, la prendiamo nota e diciamo oggi 28 settembre 2017 time frame giornaliero mi è venuta un'idea di osservare la potenziale formazione di un testa spalle ribassista. Se ciò verrà confermata non mi farò fregare perché ho visto l'analisi prima, quindi sarò stato attento a quello che il mercato mi diceva, alle informazioni che mi stava dando, e quindi io sono un trader che non mi faccio fregare. Non trado dopo, quando le cose sono finite, ma attraverso analisi tecnica, attraverso le nuvole che si spostano,
anche se non lo so perché il mercato sta facendo sta roba, io vedo che sta creando un disegnino che potrei riconoscere, quindi magari riesco ad anticipare quello che potrebbe succedere. Ecco parte del nostro lavoro. Ecco perché dobbiamo insistere a guardare i grafici, perché sui grafici c'è tutto, ci sono le informazioni, ci sono le notizie, ci sono le aspettative, le decisioni del mercato, è tutto segnato lì, non ci si può scappare. L'avevi visto? L'avevate visto, ragazzi? No, questo qua sinceramente non l'avevo visto già. Ok, ottimo, perfetto. Io l'ho salvato, ragazzi, intanto lo metto nel diario. Ok, ottimo, ragazzi, sono le 15 e 03, direi che anche per oggi abbiamo dato. Quindi non mi rimane che ringraziarvi tutti quanti, Davide, Elena, Enzo, Fabio, Flavia, Gianluca, Giorgio, Graziano, Leonardo, Lorenzo, Marco, l'altro Marco, Mario, Nazareno, Paolo, Pietro e Stefano. Ragazzi, l'appuntamento per quanto mi riguarda è per lunedì prossimo, ore 14, qui con il TG della Sapienza Finanziaria. Mi auguro che tutti insieme siamo riusciti a tirar fuori dei buoni spunti di riflessione utili di nuovo a far sì che ognuno di noi possa sempre più liberarsi dai giornali, liberarsi dai colleghi, possa diventare un trader il più autonomo e indipendente possibile. Ragazzi, ci vediamo, buon fine settimana a tutti, ciao, grazie mille Luigi, ciao, grazie a te. Marco, grazie a tutti voi, l'appuntamento per lunedì prossimo. Buon studio e buon trading. Mi riprendo io il grafico, così almeno poi lo chiudo. Ok Luigi? Sì, grazie Gian, ciao. Okay. Grazie infinito a tutti voi, ciao, buon fine settimana. Ciao, ciao ragazzi, ciao.